Nella festa dei Santi Pietro e Paolo, l'ordinazione sacerdotale di 8 frati francescani a Gerusalemme. Le celebrazioni per la chiusura dell'anno paolino in Terra Santa. A Gerusalemme, un convegno per discutere sulla natura del pellegrinaggio in Terra Santa. Nella festa dei Santi Pietro e Paolo, in quest'anno dedicato al sacerdozio, i francescani della custodia di Terra Santa hanno avuto la gioia di vedere ordinati sacerdoti 8 dei loro fratelli, di cui 5 per la provincia della custodia. La celebrazione si è tenuta al convento di San Salvatore a Gerusalemme, alla presenza di una numerosa assemblea. Un centinaio di sacerdoti hanno concelebrato la messa, che è stata presieduta da Sua Beatitudine Monsignor Fouad Toual, patriarca latino di Gerusalemme, con la presenza del custode di Terra Santa, padre Pier Battista Pizzaballa. Da ora in poi siete oggetto dell'amore speciale di Cristo, che non vi mancherà, ha detto il patriarca, anche dell'amore dei fratelli, della Chiesa e di tanti giovani. La Chiesa e la custodia vi offrono come offerta gradita al Signore, come pure vi accolgono come dono del Signore alla sua Chiesa e alla Terra Santa. Per il Cardinal Walter Kasper, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, giunto per concludere l'anno paolino in Terra Santa, questo è un momento speciale nell'apertura dell'anno dedicato al sacerdozio. E così è un'occasione molto propizia di fare le ordinazioni oggi. E sì, chiusura dell'anno paolino vuol dire che abbiamo molto letto le lettere dell'Apostolo Paolo. Questo anno ha portato molti frutti positivi e speriamo la stessa cosa dell'anno per i sacerdoti, perché è molto importante avere più di vocazioni. Se noi veniamo qui non vogliamo vedere soltanto pietre morte, ma pietre vive, si vuol dire comunità vive cristiane. È un dono meraviglioso, una grazia stragrande di cui io ancora non mi rendo nemmeno pienamente conto. La possibilità di essere stato ordinato sacerdote qui. Complimenti e auguri alla custodia per questi nuovi sacerdoti. Io ho la gioia di aver ordinato 5 giorni fa altri 4 sacerdoti in Giordania. Ora la festa continua, da quando è arrivato il Santo Padre fino adesso non facciamo che feste e manifestazioni gioiose, religiose, è una cosa una bellissima. Sacerdozio, quando tutto il mondo soffre della mancanza delle vocazioni, qui in Terra Santa, in Giordania, siamo molto molto grati alla provvidenza, al Signore, di darci tante vocazioni. Gerusalemme Est, chiesa del convento domenicano dedicata a Santo Stefano, il martire di cui Saul, che sarà poi Paolo, partecipò alla lapidazione. È qui che ieri sono iniziate le celebrazioni per la chiusura dell'anno paolino ed è stato il cardinale Walter Kasper, inviato dal Papa, appositamente in Terra Santa per questa occasione, a presiedere l'ufficio dei secondi vespri nella festa dei Santi Pietro e Paolo. C'è il patriarca latino, Monsignor Fouad Toual, c'è il nunzio apostolico, Monsignor Antonio Franco, ci sono gli ordinari cattolici di Terra Santa e c'è una numerosa assemblea composta da religiosi e religiose, ma anche da fedeli laici che vivono a Gerusalemme. Prima oppositore e poi fautore della fede cristiana ed evangelizzatore, Paolo studiò e visse a Gerusalemme, dove sopravvivono siti che ne tramandano il ricordo. Anche per questo è una grazia, secondo il cardinal Kasper, il poter celebrare San Paolo in questa città. Gerusalemme è sempre importante per tutti, è la casa di tutti i cristiani. Paolo era anche qui, ha studiato qui, è anche stato dal tribunale qui, e perciò è importante celebrarlo qui e anche per un po' incoraggiare i cristiani qui nella Terra Santa. Questo è molto importante. Il messaggio, come ho detto, della conversione, che è necessario per ogni cristiano ogni giorno, e soprattutto il messaggio della speranza. La speranza è molto rara oggi,
Possiamo, non possiamo vivere senza speranza, e soprattutto qui in Terra Santa. Stamattina ho celebrato la Basilica di Anastasis, ma qui ha cominciato la speranza cristiana che dobbiamo vivere ogni giorno. Solennità del 29 giugno e chiusura dell'anno dedicato a San Paolo, questa prima giornata di celebrazioni è stata vissuta dal Cardinal Casper, presidente del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, anche all'insegna dell'ecumenismo. Io ho fatto una visita stamattina dal patriarca greco ortodosso, era molto gentile, molto gentile, abbiamo parlato su tutti i problemi, perché le chiese hanno più problemi insieme. Oggi, soprattutto qui nella Terra Santa, i grandi problemi sono comuni a tutti e possiamo risolvere i problemi soltanto insieme. La celebrazione dei Vespri è semplice e solenne al tempo stesso, a tratti suggestiva e arricchita, come sempre, dalla molteplicità delle lingue in cui si esprime la preghiera di questa assemblea di così varia provenienza che, a ben pensare, rappresenta la viva realizzazione del seme gettato dall'Apostolo delle Genti. Ma non è solo a Gerusalemme che rivive il ricordo dell'Apostolo Paolo. Oggi gli ordinari cattolici di Terra Santa, con il Cardinal Casper, per la celebrazione della Santa Messa si sono dati appuntamento a Cesarea Marittima, luogo in cui Paolo sostò 2 anni prima della sua partenza per Roma. Questa città è legata ad un momento molto importante della vita di San Paolo. È qui che, come dicono gli Atti degli Apostoli, dopo aver fatto tappa ad Antipatride, Paolo fu portato e tenuto prigioniero nel pretorio di Erode. Le celebrazioni sono proseguite in serata con una liturgia della parola ad Acco, l'antica San Giovanni d'Acri, conosciuta nel Nuovo Testamento con il nome di Tolemaide. In particolare in questo anno paolino è stata spesso ricordata per essere il luogo in cui fece tappa l'Apostolo durante il suo terzo viaggio di ritorno dalla Turchia. Un convegno con esperti di tutto il mondo per riflettere e discutere sul pellegrinaggio in Terra Santa. È successo a Gerusalemme, al Swedish Christian Study Center, per ricordare a 8 mesi dalla sua scomparsa la figura di padre Michele Piccirillo, frate archeologo ma con un profondo amore per i santuari e i pellegrinaggi, elemento essenziale della vita di ogni cristiano. Si è discusso sulla natura dei viaggi nei luoghi santi, nelle varie realtà religiose attraverso i secoli, ma in particolare si è voluto porre l'accento sull'aspetto biblico del pellegrinaggio cristiano, che spesso viene dato per scontato e quindi trascurato. Venire in Terra Santa significa avere una Bibbia in tasca, leggerla nella sua integrità, cogliendo la continuità tra Antico e Nuovo Testamento. Non significa accumulare ricordi e tradizioni, ma cogliere la dimensione storica e geografica della rivelazione cristiana. Il cristianesimo non è un'idea, una filosofia, un sistema di pensiero, una maniera di vivere, ma è un cogliere il Dio che è venuto nella storia, non ci salva dalla storia, ma nella storia di ogni giorno. Tra i relatori una speranza comune, che il ripercorrere le terre bibliche possa essere da stimolo, una volta tornati a casa, a riaprire i Vangeli, a riaprire la Bibbia, per ripercorrere spiritualmente il pellegrinaggio fatto materialmente a Gerusalemme e nei luoghi santi. Il pellegrinaggio in Terra Santa deve portare a una esperienza di pellegrinaggio tale che faccia cogliere che la vita cristiana è un cammino, è un pellegrinaggio. L'esperienza della fede è un itinerario verso Dio, di cui il camminare sulla terra di Gesù è una esperienza concreta, un riflesso.